Piazza Croce a Palermo. Siamo alla manifestazione della CGIL organizzata in tutta Italia contro l'aumento dell'età pensionabile che scatta automaticamente. Adesso faremo una panoramica sul corteo e poi intervisteremo i protagonisti. Con noi a Palermo c'è anche Landini. Siamo ancora al concentramento, il corteo non è ancora partito. Le varie categorie. Siamo con Pagliaro, segretario regionale della CGIL. Perché oggi questa manifestazione a Palermo? Ma una manifestazione che si inserisce in un contesto più generale che vede la CGIL impegnata per creare una coscienza verso il tema delle pensioni. E anche a Palermo, anche il Sud risponde. Noi abbiamo l'esigenza di costruire una discontinuità col passato sul tema delle pensioni. Abbiamo l'esigenza di dare una risposta alle nuove generazioni. Oggi il mondo del lavoro è profondamente cambiato e i giovani sono quelli che pagano il prezzo più alto di questa condizione. E per questo chiediamo anche, diciamo, una pensione contributiva di garanzia. Ma alla base di tutto c'è la necessità di un cambio di passo. Non bisogna guardare al tema delle pensioni con ragionieristico, ma bisogna guardare ai temi dello sviluppo. Bisogna guardare ai temi dell'investimento, bisogna avere la capacità di dare lavoro e occupazione stabile per creare un paese diverso e soprattutto per creare una Sicilia diversa. Adesso togliamo Maurizio Landini ai selfie. Maurizio, sei qua a Palermo per dare lustro a questa manifestazione, la tua presenza è importante oggi qua. Voglio che tu ci parli appunto della motivazione di questa manifestazione, ma visto che tu fai parte del nazionale, poi capire perché è saltata questa unità. Ma la manifestazione di oggi parte dal sostenere le richieste che unitariamente abbiamo fatto assieme. Questa non è una manifestazione contro altre organizzazioni sindacali, questa è una manifestazione per chiedere al Parlamento e al Governo di rispondere alle richieste di cambiamento delle pensioni, ma anche della politica economica e sociale per fare ripartire l'occupazione. E credo che sia un fatto molto importante, perché aver deciso di fare 5 manifestazioni, di cui 3 nel mezzogiorno, a Bari, a Palermo e a Cagliari, è proprio perché il mezzogiorno sta pagando un prezzo doppio, perché qui i livelli di disoccupazione giovanile sono oltre il 40%, qui le persone se ne debbono andare per trovare da lavorare e tutto questo non è accettabile. Per cambiare questo quadro c'è bisogno di fare ripartire gli investimenti pubblici e privati e c'è bisogno di rimettere al centro il lavoro e gli investimenti sui giovani. E quindi noi siamo qui proprio per questo e chiediamo a tutti, ai giovani, agli anziani, ai lavoratori di unirsi, non di dividersi, perché questo paese è già troppo diviso e noi abbiamo già pagato un prezzo troppo pesante. Quindi non pensi che
questa manifestazione oggi fatta solo dalla CGIL possa portare a una qualche spaccatura all'unitarietà delle organizzazioni sindacali, o è un primo passo invece per strade diverse? Per quello che ci riguarda è un primo passo per allargare la mobilitazione. Io insisto, noi siamo qui per sostenere ciò che unitariamente un anno e mezzo fa abbiamo chiesto. E un sindacato degno di questo nome, se presenta una piattaforma ma poi non porta a casa risultati, chiede alle persone di battersi per sostenere quella piattaforma. E siccome tra un po' cambia il governo perché si va alle elezioni, è chiaro che il messaggio è molto chiaro. Noi siamo un soggetto autonomo e indipendente. Qualsiasi governo ci sarà deve sapere che deve mettere mano alla riforma Fornero. E noi siamo qui per questo. Ma il problema è solo economico, come dice il governo, o c'è altro dietro? Ci sono scelte di orientare i fondi in altri posti? Beh, come è noto, sappiamo da dove si è partiti, no? Il taglio delle pensioni, l'innalzamento dell'età nasce come risposta all'Europa e per fare cassa. E anziché colpire l'evasione fiscale, anziché colpire la corruzione, anziché modificare il fiscal compact e chiedere che vengano cambiati i trattati europei, si è scelto di cancellare lo statuto dei lavoratori, di rendere più facili i licenziamenti, di innalzare l'età pensionabile, di fare il job act e aumentare la precarietà. Quindi per quello che ci riguarda è proprio un'altra strada quella che dobbiamo prendere, e vorrei che la politica riflettesse tutta su un punto. Quando in un paese ormai la metà dei cittadini non va a votare, vuol dire che le persone non si sentono rappresentate da chi oggi li dovrebbe rappresentare. E quindi rimettere al centro i diritti delle persone e il lavoro è anche un modo per recuperare una tenuta democratica che in questo momento è a rischio. Grazie. Grazie a voi. Riprenderemo con la diretta successivamente appena il corteo sarà finito. A dopo.